Energy Med è un insieme di informazione, occasione di confronto, di aggiornamento per i tecnici e le imprese. Ci sono più di 10.000 metri quadrati con 200 imprese che espongono le loro novità nel settore dell'efficienza energetica, quindi illuminazione con LED, sistemi di isolamento termico, altre imprese che espongono fotovoltaico, solare termico per produrre energia in modo pulito, ma abbiamo anche un'area di mobilità sia con i veicoli elettrici che con i veicoli GPL metano e tutta un'area che riguarda il recupero di materie ed energia dai rifiuti, quindi è una manifestazione a 360 gradi sull'energia e l'ambiente, è un'occasione fondamentale per i tecnici ma di tutta Italia ma anche dei paesi del Mediterraneo per aggiornarsi sulle novità di un settore che rappresenta il driver per lo sviluppo e per uscire dalla crisi. Un ragazzo l'altro giorno mi ha detto che quando usa la bicicletta risparmia 500 euro al mese. È difficile cambiare mentalità, ma tutte le grandi città del mondo lo fanno. Biciclette, più trasporto pubblico, quindi un appello a chi ci taglia costantemente i fondi a non tagliare al trasporto pubblico su ferro, ma anche su gomma. Autobus elettrici, car sharing, bike sharing, questa è la strada da seguire, sia nel pubblico ma anche nel privato, per esempio cominciare a prevedere sempre di più incentivi a quei condomini che utilizzano il compostaggio condominiale, il solare, e incentivare queste pratiche che servono dal punto di vista economico e dal punto di vista umano perché si vive meglio.